Sia chiaro che sono ancora convinto che gli eventi portali bizzarri siano ignobili, ma è il primo evento con Shaman King, quindi non potevo non farlo. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Primo evento con Shaman King per Yo-Kai Watch Puni Puni. Era inevitabile, prima o poi doveva accadere. E ne sono molto lieto che sia accaduto, ma non tanto del fatto che stia accadendo su un portale bizzarri. Come ho già detto più volte, non gioco né eventi live né portali bizzarri perché non mi piacciono proprio. Non sono eventi che non mi proprio repello, non ce la faccio proprio a giocarli. Però stavolta qualche slottata la faccio proprio perché c'è Shaman King, l'unica eccezione. Mi affido come sempre al sito Yo-Kai Watch Spagna per sapere quali yokai posso trovare nell'evento e anche questa volta abbiamo un tripla Z che si trova appunto nella crank. E è Yo Hasakura, quindi il personaggio principale della serie. Quindi ci sta. Ci sono anche altri due personaggi che mi sa che si sbloccano mid-event perché non l'hanno messi. I punti, ovviamente, grazie al fatto che l'ultimo evento è stato farmabile, li ho fatti, quindi tanto meglio per me. Spenderne un po' non fa nulla. Allora, abbiamo. Amidamaru. Sì, Amidamaru. Lui è un rango doppia S e che fa? Riduce i danni normali nei portali. Ah, quindi mi fanno meno danno nei portali con il mid boss. Ok. Eccola qua la seconda. Oh, ok, pensavo che squillassero le trombe, invece niente. Terza multi summon, vediamo un po'. Ok. Ci sta. Dopo la scorsa volta che ho trovato davvero di tutto. Ecco, però magari se capitasse qualcuno dell'evento non sarebbe male. Ah, io che ce li spreco con i portali bizzarri, io non li sopporto proprio i portali bizzarri. I prossimi eventi saranno sicuramente migliori. Ecco, ora però. Vediamo un po'. Perché? Chi è? È io? Wow. Nessuno dei due. È Tao Ren? Che è lo Z? Sì, Tao Ren Super Awoken. È lo Z. Ok, cosa fa? Riduce il danno nei portali di Hao, il boss più forte. Ok, ci sta. Mi mancherebbe da trovare uno che li aumenta, se proprio avessi voglia di giocare. Ma no. Vabbè, faccio solo l'ultima e poi basta perché. Vabbè, facciamo un'ultima multi. Ecco, sapevo che faceva schifo. E posso accontentarmi o di una multi che fa schifo? No, non posso accontentarmi, quindi devo per forza farne un'altra. Che bei portali bizzarri, fino al livello 20, 21, 22 ce la fai, poi dal 23 scalano in una maniera pazzesca la difficoltà, senza motivo. Allora, tripla S, chi è? Reserk Diesel, e che fa? Non fa più danno nei portali normali. Ah. I portali normali in effetti non è che sono quelli più interessanti perché ti danno anche un personaggio extra e sono più facili da superare di quelli difficili. Non ho proprio voglia di spendere altri punti per un evento che non mi piace. Sarebbe inutile spendere per una cosa che non ti piace. Tra l'altro, ci sono anche le monete in questo evento, monete speciali appunto di Shaman King che ti danno la possibilità di prendere uno yokai particolare di questo evento. Addirittura c'è un altro rango tripla Z esclusivo della Niambo. Io avrei due Niambo da spendere, ma le spenderò quando ci sarà la slot per le Niambo che darà effettivamente frutti migliori. La roba davvero interessante si trova a mid event. Un paio di yokai mid event mi sa che ci sono perché qui sono proprio oscurati dal sito e non me li fa vedere. Comunque sia. Lo ripeto, per me non è granché sto evento, eh. Insomma, con Shaman King è più sopportabile. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo mini video. In descrizione il link per Instagram e Telegram e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!